Mercoledì 12 giugno 2013. 12-6-13. Potete giocarveli perché sarà una grande serata. Qui apertura di Sherwood Festival, appunto, 2013. Hashtag Sherwood13, per cui potreste raccontarci il vostro festival come lo vedete da un'altra parte rispetto alle telecamere che sto guardando io in questo momento. primi ospiti di oggi sono loro, arrivano dalla dotta e sono edotti, E sono Lodo e Bebo dello Stato Sociale in questo caso. Bella, Benvenuti Momo. ragazzi, è Bella. sempre un piacere. Ciao Momo. Nostro. Vi ricordavo in di più onestamente. No, no, eh, noi ci siamo, ci siamo divisi, abbiamo cercato di popolare il mondo, riuscire, riuscendo a coprire l'intera superficie del pianeta. Sì. E quindi la prima cosa che abbiamo capito è stare molto comodi. Seduti seduti, strada Sdraiati, sì, sì. No? Il, il, la, la copertura della superficie è fondamentale. E poi stare un po' distanti tra di noi. La diaspora, la diaspora, abbiamo capito che paga negli ultimi 2000 anni, ha pagato forte, anche noi ci vogliamo provare. È una gag bellissima. Alla pre... ricerca di Babylon, comunque, dopo la vostra riproduzione per talea, siete noi, stati noi riprodotti pensavamo, molto pensavamo anche sì, nei sì, lettori sì. auto. Pensavamo di eh, cambiare nome, diventare lo stato Lion e uh -huh. darci il non sarebbe così male, però ci vuole un po' di Snoopy per tutti. Sì, sì, assolutamente. Ma al di là di tutto questo, siete stati appunto molto riprodotti e non intendo le figlie e i figli del tour, perché questa è una faccenda ancora troppo preziosa dacci tempo, da narrare, dacci tempo. esatto. Che a tempo, non aspetti tempo, forse per questo siete in tour da molto. Sì, sì, no, siamo in tour da tanto. Però comunque preserviamo questa regola genetica che fa in modo che i figli di questo tour vedano la luce durante il prossimo tour. Questa... questa è una tempistica a cui noi teniamo, e quindi il 21 settembre ci fermiamo. Nel... Ci fermiamo, guardiamo le ecografie, facciamo le mammografie. Andiamo alla chicco. Miglioriamo la grafia, impariamo a scrivere bene e poi riprenderemo con comodo un una volta che saremo diventati padri delle nostre buone idee. Ma in questa vostra pianificazione familiare. Che cosa sta arrivando? Che cosa aspetterà i vostri sempre più numerosi fans, a volte anche steroidei? Beh, un altro paio di mesi in cui andiamo a casa delle persone con il folletto a vendere questo nuovo prodotto. E poi ci fermiamo per un po', andiamo alle Maldive, coccoliamo il conto in banca, lo facciamo crescere per bene, torniamo, ci candidiamo da qualche parte, cerchiamo di ottenere una copertura politica e ci rilanciamo con un disco. Voi del resto vi siete sempre sentiti gente alla fine, no? Sì, ma nella gente ci sono le persone e loro sono le più importanti. Cosa avete visto come persone importanti e non intendo quelle di strane società segrete nell'arco di questi anni in tour sul vostro furgone o su divani mobili? Beh. <ride> Infatti. Una, una grande lisa, sì. Sì, è, diventa difficilissimo. No, eh... mi, sono, mi sono spento da solo, tra l'altro. Ah, ho capito, mm. no? È, una, è un atto di autocensura. Sai, sì, una volta abbiamo suonato a Catania, ehm, in questo locale che si chiama Barbara Beach. E, eh, eh, tipo, quello che era sindaco di Catania era medico di Berlusconi e, tipo, ha fatto un po' di numeri, eh, fondamentalmente bamba e troie. Eh, ed è riuscito a, come dire, demandare la colpa a suo figlio, che è stato al gabbio al posto suo. Perché quando si dice che le colpe dei padri ricadono sui figli, ogni tanto lo si dice anche da un punto di vista strettamente fattuale. E noi prenevamo in giro questo sindaco e le persone ridevano anche. Però poi si è avvicinato un tipo abbastanza losco che purtroppo non abbiamo visto perché eravamo dall'altra parte della sala, si è avvicinato al banchetto del nostro fonico e ha cominciato a minacciarlo. A dirgli: Sapete di chi state parlando, vero? No, non vi conviene. Non vi conviene, dovreste smettere. Ecco, sicuramente lui era un emissario di qualcuno di più importante di noi. Il concerto è finito con gioia comunque. <ride> immagino, immagino. E siamo qui per raccontarlo. <ride> Al di là di tutta questa vostra idrografia. Che cosa riponete come speranze nel domani Dopo Turisti della Democrazia Che è diventato anche Tronisti della Democrazia Nel tour teatrale Ma che poi è uscito anche in un'edizione rinnovata Con delle cover degli amici per così dire cioè Dei compagni di merende sì, sì più o meno Cosa vi aspettate ora e cosa vi aspettate da, da Questa sera a Sherwood Festival Visto che lo aprite dopo essere stati tante volte Nelle nostre langhe più che lande Beh speriamo innanzitutto di aprirlo A metà per Benino Visto che ho una di quelle date che solitamente conosci per, perché leggi il programma e ti compri il biglietto e lo vai a vedere lo Sherwood, almeno per quello che mi riguarda, e anche i Regaz molto spesso ci siamo fatti le trasferte. E passare sopra, sopra il palco è, boh, è strano, non lo so, sono, ti dirò. Io, io vivo molto eh, i, i concerti, specie se sono un po' a casa e un po' nelle grandissime città, le, le temo. Ed è la, la prima volta che questa cosa non, eh, non si presenta in quella forma lì, e penso che magari tra quattro giorni ci sono nei NoFX e ci torno o vengo a vedere il Festival della Tempesta, così come facevo negli anni scorsi, vedere dei bei concerti e, e stare lì sopra. Boh, è una, è una cosa nuova, proprio a livello di concerto: è un concerto nuovo per me, dopo tanti che ne ho fatti comunque. Quindi, boh, speriamo che spacchi. Eh, eh, ricordiamo comunque che ehm, è una data a cui teniamo molto perché è una bellissima causa speriamo che vengano tantissime persone costa solo un euro e quindi devono arrivare veramente molte persone perché ieri Emilio Fede ha detto che non ce la fa ad andare avanti con 15.000 euro al mese quindi noi assieme a Sherwood ehm, abbiamo, abbiamo trovato questo accordo per devolvere tutti gli ingressi alla causa del sostentamento di Emilio Fede quindi devono venire veramente persone è un euro eh, sembra niente per la tua vita non ti cambia niente è un caffè però per emilio è importante è un bravissimo rapper emilio fedez e quindi dobbiamo, dobbiamo aiutarlo dobbiamo aiutare i nostri fratelli rimasti indietro sulla scia sulla scia la scia lasci la sci, la, no no la scia proprio la scia la scia di bamba la, sci, la scia okay. sulla scia come la nave che la lascia alla fine. Questa sera suonate insieme a un altro gruppo. Un gruppo che per voi è abbastanza importante, se non erro. Eh, decisamente sì. Insomma, paghiamo un discreto debito davanti a, agli amari e fa anche abbastanza strano vedere il tuo nome eh, dopo il loro nella scaletta. Se, se abbiamo iniziato a fare questa roba qua, che portiamo a spasso, è anche merito o colpa loro. Insomma, dipende da come la guardi però sì, hanno giocato un ruolo abbastanza fondamentale nel, nel decidere di fare una, un, un tipo di band come l'abbiamo messa su, quindi sì, è, è un altro onore davanti a, a questo tipo di palco. E poi sono, sono, li conosciamo da tanto tempo, insomma, siamo fiduciosi sì, sì. Che, Tra che, ci sono... che facciano più cagare di noi, quantomeno. <ride> ci, sono, <ride> ci sono diversi intrecci, nel senso che comunque c'è questa... La nostra vera mamma è una radio di Bologna che si chiama Radio Fugico, che in qualche maniera ha cullato anche i Natali dei Regaz, che poi, oltre ad essere come dire, di estrazione universitaria bolognese, sono di estrazione eh, demografica, no? eh, anagrafica, eh, udinese, e io ho abitato per tanti anni a Udine e sono molto legato a quella città. Quindi c'è proprio qualcosa di bello, ma abbiamo finito con i sentimenti. Ragazzi io vi ringrazio e vi aspettiamo sul palco a questo punto. Alla grande. Potremmo essere... arrivare da un momento all'altro. Queste sono cose che succedono quando si ha a che fare con dei ragazzi come loro. Grazie Lodo, Bella. grazie Bebo. Bella momo. A presto, a, Ciao. Dopo. a dopo. Ciao.